Ragazzi e ragazze, oggi sarò rapido perché ho un po' da fare, ma vi devo dare una dritta. Che cos'è questo early warning? Scusate la pessima pronuncia nella lingua più importante del mondo, che ha lanciato la Germania. E adesso seguiranno a ruota i paesi mediterranei, Italia, Spagna e compagnia bella. Attenzione però che le brutte notizie non ve le danno alla luce del sole. Diciamo che in Germania hanno dato un po' un avvertimento. Adesso le cose brutte, la TV, i giornali, Mentana, chi vi pare, ve le farà di notte, ragazzi. Queste cose qui, il sistema e le fonti di informazioni non le fanno sapere ai cittadini e alla gente normale, perché altrimenti si crea panico. Magari fanno un investimento intelligente, il pellet, o fanno come ho fatto io, staccano l'utenza del gas e tanto c'è scaldabagno, pellet e piastre. No, adesso sto scherzando, non voglio autoledarmi, però se non volete sfondare la casa col pellet, mettere tubi, canne fumarie, quello che volete. Ci sono anche quelle stufette col bioetanolo che costa 40 euro. Adesso non l'ho visto negli ipermercati, nella grande distribuzione. Cercate di fare un investimento del genere. Non è bello stare al freddo. Io penso che per molte persone adesso già è un lusso fare il pieno di gasolio. Vi rendete conto, ragazzi? Una cosa che prima del Covid e della guerra era impensabile. C'è gente che usa meno la macchina o fate i giri, li fa tutti insieme. Cercate di muovervi in anticipo, questa è la dritta del giorno. Oggi, sinceramente, i mercati sono piatti, non ho molto da parlarvi. Le occasioni le sapete tutte, ne abbiamo parlato e riparlato sulla pagina Facebook. Ci è rimasto soltanto Enel e i bancari. Se ve la sentite di accollarvi certi rischi. Alla prossima, ragazzi.